si tiene molto, vero? Nasce l'idea. Circa 53, per via 3 rughe. Non c'era stupirsi che il suo guardaroba sia deluso. Ma questo è in contrasto con le borse. Le rughe del combinato e le rughe in questa zona. Si tratta solo di combinare nel modo giusto tutti gli elementi di energia giovanile e già. La stoffa è comprata. Questo l'ha ricamato tutto mamma. Ok. Questo, guarda. Guarda. Tulipano come questo. Guarda. Lo stesso fiore. La madre non era sarta, che non sapeva farli. Li avrebbe commissionati ad un'altra persona, ad una sarta, e li avrebbe comprati. Quanto costa? Questi cosa? Quello della prima notte? Costano no, tanto, non dire i prezzi. Non questo, ma migliaia di euro. Migliaia, perché molto tempo a fare a mano. Ore, con gli occhiali le signore a disegnare. A fare il corredo. Iniziano quando noi donne siamo piccole, fino a che poi ci sposiamo. Quando bambini neonati, bambini piccoli, e le ragazze, le bimbe, le madri iniziano a ricamare, ricamo. E poi fino a che 20, 25, 30 anni, poi è pronto tutto il corredo. Perché queste cose speciali? Tradizione. È tradizione che si tramanda da generazione in generazione. Ci danno tutti i genitori, perché noi due non dobbiamo comprare niente. E cercano di offrire il massimo lusso. Tovaglia, tovaglioli e tutto il resto sta qui, vedi? Uguale. Uguale. Il cestello del pane. Per questo la tua madre è tagliato. Sì. Tutto quanto. Prima cucito e poi ritagliato. Tovaglia, tovaglioli. Ma che cosa farei quando sporchi? Se c'è Saverio non li uso. Questi qui si mettono solo nelle occasioni speciali e si mettono con un telo sopra, in modo che non si sporcano. Italia è una cultura fortissima. Sì. Maggiormente in sud Italia. Nord Italia non tanto queste tradizioni, ma in sud Italia tutti ancora riescono a portare avanti. Però si sta iniziando a ridurre, perché è molto costoso e quindi si preferisce magari direzionare le risorse economiche verso altre ambizioni, quindi tipo, che so, i figli vogliono comprare una casa, un appartamento, e quindi dedicano tutta questa energia per altro. Però è una cosa molto, molto bella, anche perché qualsiasi tradizione è sempre bella, è sempre importante. Adesso l'abito di mia mamma, che è stato per sempre, è stato 39 anni lì in quell'armadio, adesso è sotto vuoto a casa. È bellissimo. It's very beautiful. Quindi per un mese qui non ci può stare niente. Questi sono tutti Swarovski. Chiudo. Oh.